Sono 51 milioni i cittadini italiani chiamati alle urne. Dalle 7 di questa mattina si vota per eleggere i nostri 73 deputati al Parlamento europeo, ma anche per molti test amministrativi importanti, dalle regionali in Piemonte alle comunali, in oltre 3.800 città. Alle ore 12 comunica il Viminale l'affluenza è stata del 16,8%, sostanzialmente stabile rispetto a 5 anni fa, quasi al 22% l'affluenza alle comunali. Sono circa 400 milioni gli elettori dei 28 Paesi dell'Unione chiamati ai seggi in tutto il continente per rinnovare l'Europarlamento ed eleggere 751 deputati. In alcuni Stati, come Irlanda, Olanda e Regno Unito, si è già votato a partire da giovedì scorso. Tra i grandi Paesi dell'Unione europea, oltre che in Italia, oggi si vota anche in Germania, Francia e Spagna. E da questa sera, alle 22.30, andrà in onda la nostra maratona elettorale condotta dal direttore Enrico Mentana, una non stop fino alle 20.30 di domani per seguire, minuto per minuto, tutto il flusso dei risultati dall'Italia e dall'Europa e tutte le reazioni del mondo politico. Dalle 23, con i primi exit poll capiremo quale Europa e quale Italia avremo. Il presidente iraniano Rouhani ha proposto un referendum per il proseguimento delle attività nucleari. Occorre porre fine alla guerra economica, aggiunge Rouhani, perché tutte le sofferenze ricadono sul popolo, l'annuncio in un periodo di forti tensioni con gli Stati Uniti dopo la decisione di Trump di ritirarsi dall'accordo sul nucleare. Il campionato di calcio emetterà oggi gli ultimi verdetti, sette le squadre che si giocano tutto negli ultimi 90 minuti, Atalanta, Inter Milan e Roma in corsa per la Champions e per l'Europa League, Fiorentina, Genoa ed Empoli per la salvezza. Sarà anche una giornata di AD, quello di Daniele De Rossi alla Roma e quello di Max Allegri alla Juventus. Buongiorno e buona domenica dal telegiornale della 7. Dunque, 51 milioni di cittadini italiani sono chiamati alle urne. Urne aperte dalle 7 di questa mattina. Lo resteranno sino alle 23 per un voto che ridisegnerà quello che sarà l'assetto del Parlamento europeo. Un banco di prova importante anche per quanto riguarda la politica italiana. Tra poco vedremo. Il Viminale ha comunicato l'affluenza al 16,8%, circa il 17%, un dato in linea con quello appunto che era il dato delle europee scorse, ovvero del 2014. Seggi aperti però anche in 21 stati dell'Unione per eleggere 751 deputati. Partiamo dall'Europa dove già si vota da giovedì, ma oggi alle urne vanno i cittadini di nazioni importanti come Spagna, Francia. Le elezioni europee che potrebbero rivoluzionare la composizione del Parlamento di Strasburgo entrano nel vivo oggi con gran parte dei 400 milioni degli aventi diritto chiamata al voto dalle 6 di questa mattina, orario di apertura dei seggi in Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria, Grecia e Cipro alle 23 quando termineranno le operazioni in Italia. Questo dopo un corposo antipasto durato tre giorni cominciato con quella Gran Bretagna che non doveva esserci e cui 73 euro parlamentari dovrebbero presto salutare è con l'Olanda e proseguito venerdì. Ieri con Irlanda, Repubblica Ceca, Malta, Lettonia e Slovacchia. Paese quest'ultimo dove, secondo i media locali, i liberali di centrosinistra, fortemente europeisti, della neopresidente Zaputova sarebbero il primo partito seguiti da quelli che dovrebbero essere identificati come i grandi sconfitti, i socialdemocratici dell'ex premier tizio, che avrebbero perso quasi 9 punti percentuali rispetto a 5 anni fa, e dall'estrema destra del partito nazionale slovacco, che invece ne avrebbe guadagnati 10. È proprio il livello di consenso che saranno in grado di raggiungere i partiti sovranisti di tutto il continente è la grande incognita di queste consultazioni. Le ultime che vedranno attiva protagonista la cancelliera tedesca Angela Merkel ormai prossima al ritiro annunciato per il 2021. È tedesco appartenente alla gemella bavarese della CDU, la CSU, è il candidato del Partito Popolare alla presidenza della Commissione, Manfred Weber, per capire se vi sarà stato un effetto Weber così come in Olanda parrebbe in base agli exit poll esserci stato un effetto Timmermans, candidato del PS. Se è con la vittoria del partito laburista, bisognerà attendere almeno i primi exit poll tedeschi previsti per le ore 18. I risultati veri però, quelli ufficiali, cominceranno ad affluire quando chiuderà l'ultimo seggio in Italia. Partite importanti si giocheranno in Francia, dove l'affluenza è in aumento. Il rassemblement national di Marine Le Pen punta a sopravanzare la Repubblica Marche di Emmanuel Macron. In una Spagna, al secondo test elettorale in poche settimane dopo quello delle politiche, che hanno visto la vittoria senza però una chiara maggioranza parlamentare dei socialisti, di Pedro Sanchez e in Austria, dove bisognerà capire quanto lo scandalo che ha costretto alle dimissioni il vice cancelliere Strache peserà sul risultato dell'estrema destra dell'FPÖ. Allora diciamo subito che da questa sera alle 22.30 sulla 7 andrà in onda una lunghissima maratona condotta dal eh, direttore Ricomentano, una maratona eh, che vi darà eh, tutti i risultati, tutti i commenti in tempo reale su questa tornata elettorale, ma non solo perché eh, oggi si vota anche per... Eh, eh, quanto riguarda la regione Piemonte e soprattutto si vota in eh, 3.800 comuni italiani per eh, rinnovare i sindaci dunque un appuntamento da non perdere alle 22.30 con i primi exit poll subito appena chiuderanno le urne alle 23 con eh, inviati in eh, tutte le sedi dei partiti in eh, molte eh, città e chiaramente con il risultato eh, di queste europee che verrà eh, via via seguito in diretta dalla Maratona eh, Mentana. Eh, diciamo anche che a proposito dell'Irlanda abbiamo sentito il servizio l'82% dei votanti ha votato in Irlanda a favore di una riduzione dei tempi di separazione necessari per poter divorziare prima del referendum che si è svolto in concomitanza con il voto per le europee per sciogliere il matrimonio bisognava attendere quattro anni dopo il voto di oggi il governo si è impegnato a ridurre a due, anni, a due gli anni di, per la separazione il referendum è arrivato ad un anno di distanza da quello che ha legato L'aborto ed è un ulteriore segnale della progressiva laicizzazione della legge di un paese tradizionalmente cattolico come è appunto l'Irlanda. Allora, adesso possiamo vedere il servizio che riguarda la giornata del voto in Italia perché, come detto, non si vota soltanto per le elezioni europee, ma anche per 3.800 comuni per il governatore della Regione Piemonte ed è un voto che eh, ha visto alle ore 12, secondo i dati forniti dal Viminale, un afflusso del 16,8%, quasi il eh, 17%. Un afflusso maggiore c'è stato invece per il voto eh, alle comunali, dove i cittadini dovranno appunto eh, ridisegnare anche l'assetto del proprio comune e si è arrivati lì al 22%. Comunque sono dati eh, questi in linea con le precedenti elezioni europee, quelle eh, del 2014. Ecco il servizio seggi aperti da questa mattina alle 7 per rinnovare il Parlamento europeo appuntamento cruciale per il futuro dell'Unione ma fondamentale anche per l'Italia visto che il responso che uscirà dalle urne avrà ripercussioni sugli equilibri politici all'interno della maggioranza gialloverde, oltre ad essere un test decisivo anche per il Partito Democratico, per Forza Italia e per le altre forze politiche. Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati di affluenza. Alle 12 ha votato il 16 degli eventi diritto, circa 51 milioni di elettori, un dato in linea con le europee del 2014 quando allora votò il 16,61%. Sebbene bisogna tener conto che oggi si vota anche per le amministrative in quasi 3.800 comuni italiani, di cui 27 capoluoghi di provincia, e in Piemonte per rinnovare il Consiglio regionale. Per il voto europeo, l'Italia è stata suddivisa in 5 circoscrizioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro-Sud e Isole. 76 i seggi che spettano l'Italia, 73 subito, 3 dopo che la Gran Bretagna sarà uscita dall'Unione. Niente coalizioni e sistema proporzionale. La soglia di sbarramento è al 4%. Chi non la raggiunge è fuori. Si vota sbarrando il simbolo prescelto tre le preferenze massime che devono riguardare obbligatoriamente candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Fra i primi a recarsi al seggio questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha votato nella sua Palermo. Europa ma anche Italia con una sfida fondamentale per il nord fra il governatore uscente del Piemonte, il Democratico Sergio Chiamparino, che dovrà vedersela con Alberto Cirio candidato. Della coalizione di centrodestra che già governa le altre regioni del nord, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Liguria. Per i 5 Stelle il candidato è Giorgio Bertola. Fra le migliaia di comuni chiamati al voto ci sono anche cinque capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso e diversi capoluoghi di provincia, fra cui Livorno, Reggio Emilia, Vercelli e Forlì. Tre le sfide più interessanti: quella di Firenze, dove il sindaco uscente, il DEM, Dario Nartella, è in corsa per il secondo mandato. Gli avversari sono sono Ubaldo Bocci, candidato del centrodestra, e Roberto De Blasi, sostenuto dai 5 Stelle. In corsa per il BIS anche i sindaci uscenti, sempre del PD, Antonio De Caro, primo cittadino di Bari, che se la vede con Pasquale Dirella del centrodestra, ed Elisabetta Pani dei 5 Stelle, e Giorgio Gori alla guida di Bergamo, i cui avversari sono Giacomo Stucchi per il centrodestra e il pentastellato Nicola Sanesa. E poi c'è Livorno, storico fortino del PD, ma attualmente a guida 5 Stelle, il sindaco uscente Filippo Nogarin, non tenta il visto visto che si è candidato alle europee. In corsa c'è la sua vice che dovrà tentare di battere il candidato di centrodestra, Andrea Rumiti, e quello di centrosinistra, Luca Salvetti. Ricordiamo che per votare serve un documento valido e la tessera elettorale. Gli elettori possono recarsi alle urne fino alle 23 di questa sera. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede per il voto europeo. Per le regionali e le amministrative dei 3.800 comuni lo spoglio inizierà invece domani alle 14. Adesso andiamo all'estero. Eh, un periodo, come sapete, di forti tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e Teheran per quanto riguarda eh, la decisione che c'è stata di Trump di ritirarsi dall'accordo sul nucleare. Adesso il eh, presidente il iraniano Rouhani eh, propone un referendum popolare, una consultazione per. Perché il popolo iraniano decida se continuare o meno l'attività nucleare. Un modo per porre fine, dice Rouhani, a questa guerra commerciale che pesa molto sulla popolazione. Occorre porre fine alla guerra economica il più presto possibile perché tutte le sofferenze ricadono sul popolo. La soluzione potrebbe essere quella di un referendum popolare attraverso il quale chiedere agli iraniani di pronunciarsi sul programma nucleare. La proposta arriva direttamente dal presidente Hassan Rouhani, che rivela già nel 2004 ne parlò con l'Ayatollah Khamenei. Il leader religioso, ha spiegato Rouhani, si disse d'accordo con la sua proposta, ma le cose andarono diversamente perché alla guida del governo venne eletto Mahmoud Ahmadinejad, il quale decise di non avviare una consultazione popolare. Il programma per l'arricchimento dell'uranio è determinante per il futuro dell'Iran, ma anche per gli assetti della regione. Molti dei paesi che ne sono direttamente coinvolti vedono con grande preoccupazione l'eventualità che la Repubblica Islamica possa avere nei suoi arsenali anche degli ordigni nucleari. Una questione che sta facendo crescere la tensione con gli Stati Uniti l'amministrazione Trump, che lo scorso anno ha sconfessato quell'intesa, ha prorogato ed inasprito le sanzioni economiche imposte all'Iran, ma anche ha anche rafforzato il suo dispositivo militare nel Golfo Persico con l'invio di navi e soldati per sventare possibili attacchi ed ha annunciato di volere vendere all'Arabia Saudita, forte antagonista dell'Iran, materiale bellico per oltre 8 miliardi. Il presidente americano ha anche inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche i Pasdaran, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Misure pericolose che faranno aumentare le tensioni nel Golfo Persico, ha commentato il ministro degli esteri iraniano Zarif, che è volato nel vicino Iraq per tentare di riallacciare i fili di una difficile alleanza. Baghdad, attraverso il Premier Abdel Mahdi, si è detto preoccupato dell'eventualità che l'inasprimento dei rapporti tra Washington e Teheran possa destabilizzare gli equilibri regionali ed ha invitato l'Iran a rispettare gli accordi del 2015. La questione nucleare rischia di alterare anche gli assetti politici interni dell'Iran. Nei giorni scorsi, Khamenei ha pubblicamente criticato Rouhani e il ministro degli esteri Zarif per aver voluto ad ogni costo l'accordo del 2015. E a livello mondiale questo è un periodo di forte crisi per quanto riguarda il mondo e il mercato dell'auto. Allora quali saranno le soluzioni in prospettiva? Dal Financial Times arriva una notizia di un forte avvicinamento, di una profonda collaborazione che sta nascendo tra Fiat Chrysler e il gruppo Renault. Chiaramente un'integrazione di questo genere porterebbe alla nascita di un gruppo, di un colosso, il gruppo più grande del mondo. Con 16 milioni di vetture l'anno. La notizia pubblicata dal Financial Times riaccende le fibrillazioni nel mondo dell'industria automobilistica. Fiat Chrysler sarebbe in trattative avanzate per un'ampia collaborazione con Renault, talmente avanzate che in un futuro prossimo potrebbero tradursi nell'ingresso di FCA nell'azienda Renault Nissan Mitsubishi, con i francesi impegnati a garantire un futuro alla partnership dopo l'arresto in Giappone di Carlos Ghosn, l'ex amministratore delegato del gruppo accusato di reati fiscali di sottrazione. Di fondi. L'indiscrezione del Financial Times per ora non è stata commentata ufficialmente. Ma Fiat Chrysler, in passato, ha più volte ribadito di essere aperta a dialogare con tutti. Se c'è una partnership, una fusione, un accordo che ci rende più forti, allora sono assolutamente aperto a valutare, aveva spiegato l'amministratore delegato di FCA. Mike Malley. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, le trattative si stanno spingendo oltre una semplice condivisione di tecnologia e stanno procedendo più rapidamente rispetto a quelle tra FCA e PSA, vale a dire il gruppo Citroen, Peugeot e Opel. L'affare, spiegano gli analisti, sarebbe conveniente per tutti Renault accederebbe al mercato nordamericano e, grazie ai marchi Alfa Romeo e Maserati, potrebbe occupare un segmento di mercato particolarmente redditizio e in cui oggi è assente Inoltre, se l'alleanza andasse in porto, il baricentro del gruppo si allontanerebbe ulteriormente dal Giappone, portando John Elkann a sedersi al tavolo di un vero e proprio colosso. FCA, Renault, Nissan e Mitsubishi formerebbero infatti la maggiore casa automobilistica al mondo, con 15,6 milioni di vendite all'anno, ben al di sopra della Volkswagen, che si ferma a 10,8 milioni. Il raggiungimento di un'intesa, tuttavia, è tutt'altro che scontato. A complicare il tutto sarebbero le tensioni. Tra francesi e giapponesi. Attualmente è Parigi in posizione dominante. Renault possiede il 43% delle azioni Nissan e tutti i diritti di voto, mentre i giapponesi hanno solo il 15% delle azioni Renault. E adesso andiamo a Venezia perché c'è l'apprezzamento da parte dell'UNESCO per quella che è stata la soluzione studiata dal Comune di Venezia per evitare il passaggio delle grandi navi davanti a San Marco. Venezia incassa una promozione con riserva dall'UNESCO che aveva messo sotto esame l'attestato di sito patrimonio dell'umanità a causa delle troppe criticità della città lagunare oppressa dal flusso turistico. La soluzione di spostare il traffico delle grandi navi da crociera da San Marco e Canale della Giudecca a Marghera piace al Comitato per la tutela del patrimonio mondiale e la definisce benvenuta nel report stilato in vista della prossima riunione di luglio a Baku. Si sottolinea però che lo Stato deve. Fornire una roadmap dettagliata dell'opera e chiarire le tempistiche del piano di gestione. Insomma, è necessario passare dalle parole ai fatti. Unesco concede un altro anno fino al primo febbraio 2020. Anche il sindaco Luigi Brugnaro chiede di andare avanti. Il progetto per decongestionare il bacino di San Marco è stato presentato all'UNESCO nel gennaio 2017, approvato dal comitatone interministeriale a novembre dello stesso anno, ma è tuttora fermo sul tavolo del ministero dei trasporti. Lamenta il primo cittadino. Bisogna implementare lo stato di conservazione del sito, scrive UNESCO, che nel 2016 aveva messo sotto osservazione la città per il sovraffollamento dei visitatori, l'esodo di residenti, la congestione di chioschi, negozi turistici. La città ha una sua tabella di marcia per ribilanciare gli equilibri, fa notare il Comune. È Appena stato approvato un regolamento di polizia e sicurezza urbana che promette multe salate ed aspo urbano per i turisti che sporcano o bivaccano. A carnevale sono stati sperimentati per la prima volta i tornelli per limitare il numero di accessi giornalieri a piazza San Marco. Così, dopo 23.000 presenze, sono stati bloccati. Tanti provvedimenti per arginare il turismo, mordi e fuggi. A settembre scatterà la tassa da 3 a 10 euro per entrare in città, esclusi i veneti e chi pernotta in laguna. Mentre la prenotazione la situazione obbligatoria per le visite dovrebbe partire dal 2022. Guerra aperta anche ad ambulanti e chioschi. Il numero di licenze è stato tagliato. Ne ha fatto le spese anche Bansky, che ha regalato una delle sue opere a cielo aperto su un muro del sestriere Dorso Duro. Ma pochi giorni dopo è stato allontanato. Lui e un suo collaboratore. La sua identità resta un mistero. Mentre esponeva le sue opere vicino a San Marco, Venice Oil, il titolo, a ricordare la tecnica utilizzata, ma anche il carburante disperso dalle navi nel mare della laguna. Il lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Vittorio Zucconi all'età di 75 anni si è spento nella sua casa di Washington, era negli Stati Uniti dal 1985 come corrispondente. Come corrispondente. Viene ricordato per la sua grande ironia, la capacità di scrittura, la profonda conoscenza degli Stati Uniti. In televisione non si vedeva da alcune settimane e già questo, nonostante i tanti continui spostamenti, qualcosa poteva voler dire. Perché del piccolo schermo formato talk show, Zucconi era una delle presenze più frequenti, lui che quando parlava riusciva sempre a essere brillante, esattamente caso piuttosto raro come quando scriveva. Con una tale abbondanza di toni e di parole da far pensare che le origini emiliane, era nato vicino a Modena 74 anni fa, centrassero pur qualcosa. Un po' come già era stato per suo padre, Guglielmo, volto noto anche in tempi in cui al posto del talk show tutto al più si poteva parlare di dibattiti televisivi. Nella sua carriera Vittorio aveva lavorato per la Stampa, per il Corriere della Sera, poi infine per Repubblica, di cui aveva lanciato e diretto il sito web anche. Fino all'anno scorso era stato direttore di Radio Capital. Ma il suo nome resterà libri a parte, legato al mestiere di corrispondente. Da Washington, per Repubblica, naturalmente, ma prima ancora da Mosca, per il Corriere della Sera, sempre pronto a posare il suo vivace, anche sempre agguerrito, sguardo occidentale e rigorosamente progressista su cose e persone, sull'ex presidente Yeltsin per esempio di cui ebbe a raccontare alcuni imbarazzati eccessi interamericana creando qualche guaio di carattere diplomatico o dall'altra parte del mondo in tempi a noi più vicini sul presidente statunitense Trump, per il quale non aveva mai nascosto la più rotonda, la più estroversa delle avversioni, arrivata dopo gli otto anni del suo predecessore democratico Obama. È quella di oggi anche l'ultima giornata del campionato di Serie A, una giornata di verdetti e di addì. Gli ultimi verdetti di un campionato che matureranno stasera rendono ancora più appassionante questo ultimo turno. A San Siro si incroceranno gli opposti destini di Inter ed Empoli. Luciano Spalletti, specialista in rush finali, deve portare la sua Inter al traguardo Champions, per poi capire se il suo futuro sarà ancora nero azzurro E proprio per questo il tecnico vede fantasmi un po' ovunque. Ci si sta occupando, riempiendo la, la testa di cose che servano per riportare l'Inter in Champions League, non preoccupando, come ci ha voluto ricordare lei, di quelle che sono state qualche partita persa. Per arrivare a Dama dovrà però superare l'ostacolo Empoli, apparsa una delle squadre più in forma. Ma la salvezza dei Toscani è legata a doppio filo al confronto diretto del Franchi tra Fiorentina e Genoa, dove i Viola scenderanno in campo in un clima surreale con i fratelli della Valle in tribuna forse per l'ultima volta e con alle porte il probabile futuro acquirente italo-americano Rocco Commisso che dopo aver fallito la scalata al Milan sembra sul punto di mettere le mani sulla Fiorentina. Tornando alla lotta per le due ultime poltrone in Champions League da registrare l'esodo dei tifosi bergamaschi a Reggio Emilia per sostenere l'Atalanta nell'ultimo sforzo contro il Sassuolo che stavolta giocherà in trasferta nel proprio stadio. L'auspicabile festa della banda Gasperini potrebbe però coincidere con l'ultima in panchina del tecnico dei Miracoli per il quale è già scritto un futuro alla Roma. E poi c'è il Milan cui il vero ostacolo non sembra essere la trasferta in casa di una spalgia salva quanto le notizie riguardanti le dirette concorrenti Inter e Atalanta intanto ieri Rino Gattuso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa non deve cambiare il giudizio perché se andiamo in Champions League e se non andiamo in Champions League perché se andiamo in Champions League dopo voglio vedere chi sale sul carro domani eh? no, vi prendo a legnate qua tanti di voi a legnatevi più <ride> Daniele De Rossi ha scelto una foto di sé bambino per dire che è finita il sorriso tenero ma anche l'orgoglio di indossare quella maglia che per lui diventerà una seconda pelle, quella maglia indossata 616 volte. L'ultima sarà stasera contro il Parma. Daniele De Rossi ha scelto l'emozione, non la rabbia sua, per essere stato messo da parte nemmeno quella dei tifosi che hanno rimproverato la società di non avere rispetto delle bandiere. Ha scritto una lettera pubblicata sul sito della Roma, forse anche per evitare quella malinconia che afferra la gola e impedisce alle parole di uscire come accade a tutti. «Prima di tutto i ringraziamenti alla famiglia Sensi e a Pallotta, l'unico citato per cognome. A Francesco, sì, a Totti, perché non capita a tutti di giocare 16 anni accanto al proprio idolo, Totti definito un fratello, come Florenzi, a cui andrà la fascia dei capitani. Ringraziamenti anche agli allenatori e compagni definiti la mia famiglia, da Storia, ad Ostia, ai genitori, ai figli, Gai, Olivia e Noa, e soprattutto Sara, la moglie, senza di loro sarei la metà dell'uomo che sono». Le ultime parole sono per i tifosi. Mai come in questi giorni ho sentito il vostro affetto. Ora il regalo più grande che mi potete fare è mettere da parte la rabbia e uniti ricominciare perché l'unica cosa che ci sta a cuore è la Roma. Nessuno mai vi amerà più di me. È sempre difficile dire basta, giù dalla giostra, fuori dai percorsi prestabiliti che lo sport ti ha segnato. Lo sport è pieno di addii traumatici. Diego Maratona lasciò con tutta la retorica e gli slogan dell'addio. Van Basten lasciò con la malinconia struggente di chi è costretto a farlo. Ma a volte l'addio può essere anche un inizio da qualche altra parte. Sarà così per Massimiliano Allegri che oggi a Marassi siederà per l'ultima volta sulla panchina della Juve. Quando arrivò a Torino venne accolto tra calci e sputi dei tifosi che li rimproveravano prima di tutto il suo passato rossonero. Poi Allegri ha conquistato tutti vincendo cinque scutetti consecutivi. Una gloria sempre accompagnata dall'ironia. Vi ringrazio tutti, ci salutiamo di là, beviamo un goccetto. Facciamo un brindisi di fine stagione e poi dopo eh, ci vediamo con qualcuno credo domani alla partita, se verrete. Altrimenti ci vediamo prossimamente su altri schermi. E poi c'è il Giro d'Italia che in queste ore deve fare i conti col maltempo. La maglia rosa più alta del giro e i centimetri non c'entrano in questa storia che ci racconta il nuovo padrone della corsa. Ricci Carapazza è nato e vissuto a quasi 3.000 metri di altitudine sulle Ande al confine dell'Equador con la Colombia che l'ha adottato come corridore. La sagoma richiama la liturgia dello scalatore che si esalta quando la strada non te la trovi più sotto le ruote ma la guardi in faccia in tutto il suo fascino crudele. E lì ieri Carapazza ha inventato il capolavoro e è diventato l'eroe di giornata andandosi a prendere quella gloria che doveva appartenere a Nibali e Roglic. Erano loro le star, i protagonisti annunciati sulle prime montagne da brivido che portavano a Courmalier. Si sono guardati, si sono marcati abbassando il ritmo e così facendo hanno lasciato quel pizzico di libertà in più all'equadoriano accompagnato da una squadra forte come la Movistar e da un altro tosto come l'Anda. Tra lo sloveno e lo squalo siciliano è tornata la pace dopo gli attriti di venerdì. Per Nibali, scortato da un immenso Caruso, stavolta la sfida è stata più leale, tattica come si deve per chissà di non poter sbagliare. Roglic è stato meno passivo, ha dato qualche cambio e si è avuta anche l'impressione che non abbia voluto la maglia rosa per abbassare il livello di responsabilità. Adesso con l'incognita Carapaz il quesito legittimo è il seguente. Qual è il suo ruolo e dove può arrivare nell'ultima settimana di corsa? In classifica vanta 7 secondi su Roglic e 1 minuto 47 su Nibali e non è facile rispondere perché già lo scorso anno si piazzò al quarto posto. Intanto oggi si arriva sul lago di Como con Nibali grande favorito perché è un piccolo giro di Lombardia, il suo tesoro. Martedì dopo il giorno di riposo, la carovana salirà a Ponte di Legno senza passare dal Gavia, la cima coppia di questa edizione. Troppo alto il rischio il ghiaccio e slavine. Prima di tutto viene la sicurezza dei corridori. Sarà una frazione più corta, con l'inedia della salita del Cevo, la Prica e il Mortirolo. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. E allora, giusto il tempo per dare il dato finale che viene comunicato dal Viminale per quella che è l'affluenza alle elezioni europee alle ore. 12, il 16,72% degli aventi diritto, come detto in linea di tendenza, analogo dato a quello delle elezioni del 2014. Vi ricordo ancora una volta dalle 22.30 su questa rete la maratona condotta da Enrico Mentana per sapere tutto sulle elezioni europee e poi fino a domani sera anche il dato che riguarda le amministrative italiane. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio sulla set.